Nel video di oggi, ragazzi, andremo ad utilizzare letteralmente tutte le armi mitiche, ovviamente in più partite. Saranno più o meno 5 gameplay, se non ricordo male. E in ogni partita, sostanzialmente, andiamo ad utilizzare armi mitiche diverse, sempre andando ad aprire i bunker. Nelle stesse partite ne abbiamo aperti anche più di uno, in realtà, in alcuni casi. Ma la cosa veramente bella è che tutto ciò è successo per sbaglio, perché questo qui sarebbe dovuto essere un video dedicato all'MK7 mitico, che magari arriverà nei prossimi giorni. Ma abbiamo perso più di 3 ore. Raga, veramente più di 3 ore, perché le partite che state per andare a vedere nel video di oggi non sono state le uniche che abbiamo provato a fare proprio in quel giorno. Cioè proprio più di 3 ore per cercare l'MK7 mitico. Le trovavo tutte tranne l'MK7 mitico, quindi fa troppo ridere sta cosa. Quindi noi abbiamo continuato a giocare, continuato ad utilizzare armi mitiche. Sono usciti fuori dei gameplay secondo me molto fighi, quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. E niente, a un certo punto avevamo anche la sensazione che lo avessero tolto dal game. Invece poi, come vedrete dall'ultima clip, no, pare non sia stato tolto, eh. Comunque, come lo abbiamo cercato? Sapete, ragazzi, che nei vari bunker ci sono queste teche con le armi mitiche. Spawnano 7 teche totali, perché sono 2 in 2 bunker e 3 in quello di Kado, quindi 7 appunto totali. Ma le armi mitiche dovrebbero essere 8, e non ho ancora ben capito se magari alcune armi possono spawnare 2 volte. Per esempio, magari l'arma mitica di Mida spawna una volta da Kado, una volta anche in un altro bunker nella stessa partita. E quindi noi capitavamo sempre in game dove l'MK7 mitico non spawnava. Vabbè, ha fatto troppo ridere, raga, fidatevi, guardate il video fino alla fine, perché ho anche iniziato un po' a sclerare a un certo punto. E prima di iniziare col video, però, ovviamente, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Mi raccomando, ragazzuoli, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGY, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni 2 settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, vi chiedo semplicemente un bel mi piace, recuperatevi tutti i video che abbiamo già fatto in questi giorni sulla nuova stagione 4, raga, vi sto a caricare 2-3 video al giorno. Quindi mi raccomando, e ovviamente non vi perdete i prossimi, quindi controllate di essere iscritti se non lo siete, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ora vi auguro una buona visione. Tanto ovviamente adesso che cerchiamo l'MK7 non lo troveremo mai, nel senso, ci sono circa 8 armi mitiche che possiamo trovare nelle teche. Ti piacerebbe farlo al primo colpo? Allora, intanto sarebbe già un bello obiettivo riuscire ad aprire il bunker, perché anche quello non è così scontato. Una volta che lo abbiamo aperto, dobbiamo essere fortunati nel trovare l'MK7. Una volta trovato l'MK7, dobbiamo cercare di fare una buona partita. Quindi, ecco, non proprio le migliori premesse. Tra l'altro, a Opulenza lo so che ci stanno più teche, perché una volta aperto il bunker ci stanno più teche, ma diventa un po' più difficile aprirlo, quindi magari stavolta proviamo a suite. C'è un team sicuramente. Io atterro qui, che vedo già un'arma. Allora, io pure ho preso un'arma e mi piacerebbe killare, sì. Vabbè, uno dei bot che ti danno comunque buone armi, bot, non sono male. Io mi devo già far medikit praticamente. Allora, non ho capito se è atterrato un solo team. Non lo so, io ho atterrato uno. Questo ancora sta atterrando? L'ho fatto. Ok. Allora, che non lo trovo più, lo volevo finire. Bro? Il bro voleva spaccare la casa qui della villa. Bellissima, va bene. Allora, non esistono shield, vero? In questo gioco attualmente, in questa partita. Io ho 6 shieldini. Ah, e c'era tutti Marcella, ecco perché. Allora, se adesso siamo rimasti da soli, non mi farebbe schifo riuscire ad aprire subito il bunkerozzo. Ok. Non c'è altra gente qua, quindi penso che siamo da soli. Ok. Io nel frattempo sto andando verso il boss. Ok. Aia. Devo stare attento, no? Stanno arrivando anche le guardiette. Ai. Stiamo calmi, stiamo calmini, grazie. Non siamo così aggressivi, por favor. Ok, quello fatto fuori, la torretta distrutta. Mi faccio questi 2 shieldoni e vado dal boss. Dov'è il signor boss? Eccolo lì. No, ce l'avevo scarica. Va bene. Ok, ci andiamo a prendere la card. Il coso, il DMR può rimanere lì per quanto mi riguarda. No, l'ho toccato i laser. Mannaggia la miseria, mannaggia. A me succede una marea di volte che mentre passo si chiudono. Brava, cambia. Esatto. Infatti bisognerebbe aspettare un attimo. Si chiudono e poi passi, però insomma. Allora, adesso scopriremo se siamo stati fortunati o meno. L'arma di Mida ovviamente abbiamo trovato. L'arma di Mida, devo dire, ma comunque una cosa positiva, la spamma abbastanza.
forza e il lanciagranate di Kit. Vabbè, per adesso io prendo l'arma mitica di Mita. Magari potrebbe succedere che dopo troviamo altra gente che l'ha preso l'MK, non lo so. Comunque ci proviamo. Allora, in realtà ad opulenza non l'hanno ancora aperto il bunker. Se ci sbrighiamo e corriamo tipo come, non lo so, dei cavalli impazziti, secondo me ce la potremmo fare. Come la vedete la situazione? No, aspetta, amore, se mi segui ti faccio vedere una jump segreta. Vi pingo una jump. No, scherzone, era nell'altro bunker che c'è. Ah, no, no, qua sopra mi sa. Se apri qua, qua, questa qua. Ok, da qui prendiamo questa che sta di qua e mano a mano andiamo ad opulenza. Seguitemi, seguitemi. Ce la faremo! Ce la faremo! Hashtag. Se non ci metti l'hashtag non vale, non funziona. Ma l'hashtag va messo prima. No, vabbè, però fai capire che è l'hashtag. Comunque, da qui si sale direttamente alla zip di qua, così poi si prende l'altra jump. Devo dire che in realtà, se si sfruttano queste jump, sono collegate bene. Lo so, però che famo? Se splittiamo, uno va all'antenna, l'altro va a opulenza. Ma spawna da qua. Però mi sembra un po' rischioso tentarlo, amore, non lo so. Oddio, però aspetta. C'avete una chiave? No. Ah, già, bene, prendo quello leggendario, ho capito. Ci sarebbe stato l'assalto, ma tanto dopo. Se trovi... Vai a prendere l'antenna? Sì. Va bene, allora io vado verso opulenza, però. Lì c'è un'altra jump, anche perché più che altro, se no, opulenza esce fuori dalla cosa. Dalla... In realtà già sta uscendo. No, qua ormeggi stanno prendendo. No, c'è gente lì. Non possiamo andare a quella, quindi giro verso di qua. C'è gente lì. Ecco, adesso mi dà mastro di chiave. Mi potevo prendere quello esotico prima. Ok, grande amore che ce l'ha fatta. Però brutte notizie per me, perché è sempre più lontana lì la zona. È sempre più... Qui ci sono delle moto, delle macchine. No, cioè, c'è un garage. Dovrebbero esserci moto e macchine. Invece col cavolo. Ah, poi qua c'è la frattura in realtà. Se dopo sono sveglio prendo la frattura e vengo subito via. Vabbè, però tu... Ma quello sta a terra. Ma c'era un giocatore a terra? Raga, quello era un giocatore a terra? C'è spawnata la cassa anche vicino. Sì, ma questi come fanno a mirare esattamente? Oddio, io col coso razzo potrei andare. Io non ho cure vita. Io non ho cure vita. Allora, sto aprendo il bunker sperando che trovo innanzitutto l'MK7 e poi magari delle cure di vita, perché sennò io sono fregato. Io sono totalmente fregato altrimenti. Sbrigati, apriti, apriti, apriti. Allora, oddio, il chuck jug. Però, vabbè, tanto non l'ho trovato. RIP, niente MK7. Eravamo riusciti anche ad aprire tutto. Mi prendo il chuck jug allora mo a sto punto. Però è che io mo qua non mi ricordo dov'era la frattura. Dov'era la frattura mo qua? Che sfiga, regà. Su 5 armi mitiche non è spawnato l'MK7, però. Mi sta sparando un team dalla giungla. Ma voi siete soli? Sì, amore, siamo soli qua sotto. Però dovete venire verso di qua. Però se vieni qua ci sono una marea di succhi. Amore, ci sto provando a venire, ma mi sparano dalla giungla, quindi per evitarli ho dovuto allargare e soprattutto state fuori safe. Thank you. Lascio l'arma mitica di Mita, in realtà, mi sa, se ve la volete picchiare. Sull'isola stanno sul tetto, E stanno... Ahia, no, anche qua sotto stanno. Mi sparano dietro. 116. Mi sparano dietro. Amore, ho capito, però quello dovevo fare per forza. Eccolo, morto. C'è qualcuno nel ghiaccio? Sì. 116, ok. No, sparo dall'isola. Ok, c'è un cecchino. C'è uno qua. Vabbè, mi sta a fare cose. Atterrato. Quello col cecchino le ho fatto più di 40 in headshot. 116. Ricraccato quello col cecchino. Io non so se è la play, ma a me non li renderizza. Ma anche a me li renderizza poco e male. Il problema è che noi ci dobbiamo spostare proprio, non dico verso di loro, ma diciamo più o meno di qua. 100, 290. Tra l'altro c'ha l'arma di Mita, quindi vuol dire che la stessa arma mitica può spawnare più volte. E quindi è ancora più difficile trovare una singola arma. Se lo stanno portando. Ho ammazzato un fry sotto. Io ho atterrato un'aura sopra. 116, di nuovo quello col cecchino. Stanno qua? Sì, lo so. Sì, vabbè. No, stanno usando anche una zip dietro di me. Vedete, ho rifatto l'headshot lo stesso. Laura. Sì, il problema è che non capisco se abbia l'arma mitica di Mita veramente oppure no, però mi sembra di sì. Dobbiamo andare in safe però, amore. C'è 291 un altro. Quei cucciolotti gli piace proprio, ma se vi piace essere headshottati, ragazzi, cioè mettetevi in fila, vi headshotto mano a mano. Noi stiamo già a fare il giro sì, per la zip. Sì, arrivo. Stavo finendo di sculacciare un po' loro. Usano la zip sopra la cosa? Hanno riftato. Penso siano quelli lì dell'isola, sì. Sì, saranno scesi e l'avranno preso. 14. Doppio 34. Craccato. 14 bianco.
Io con la mitraglietta. Mirano col cecchino. Sì, gli ho fatto malissimo quello col cecchino. 291. Da qua. Cioè, quando dico due... No, da sopra. E ragazzi, da là sopra... siamo in un panino tipo grosso, no, come una casa. No, qua il Buncadile, vabbè. Sì. C'è il Buncadile qua, fatto? Eh. Sì, ma da qua sopra ci hanno sparato dove ho pingato, eh. Ora ho capito, ma siamo... qui è coperto. Questo... Siamo appaninati. Ok, uno di quelli dietro l'ho uccisi. Passi, terrato. Magari ha un pump. Sto arrivando. Mi è entrato di cattiveria un pesce secco nel Buncadile. Siamo messi god per le prossime tempeste. 116 a 1. Occhio se regà. Sì, mi ha fatto scivolare. Ma in realtà qui c'è la prossima, sì. 209 allo stesso. Se ne stanno andando dietro. Craccato quello col cecchino. Uno è dietro la roccia. Ci stanno sparando da sopra? No, 116 sopra, no. Un altro. No. Da sopra c'ero io. Da qua mi segna spari. C'è uno qua dietro, mi sa, dietro quella roccia. Mi sa mi tocca bere un succhetto. Mo lo vedremo, sta uscendo di safe quello dietro la roccia. Sì, c'è uno che spara dietro la roccia. Io non mi muoverei. Io mi sono dovuto un attimo muovere perché ero messo malissimo, arrivo. Sta dietro quella roccia, quello? Sì, ma è questo. No, è qua dietro. È sceso. Morto. Ok, quindi siamo noi contro di questi. Io però, ragazzi, non mi posso muovere per rivenire da voi. Attenti però, eh. Non è vero, non torno. Ok. No, l'ho lisciato, non ci credo. Okay. Uno gli ho fatto un sacco di danno. Purtroppo ho finito. Sì, cioè, prende, l'ho distrutti tutti. Spammate, ragazzi. Spammate i colpi, sparate voi, spaccategli il coso. Sta spammando, amore. Ma io c'ho l'assalto, che lento. Un altro l'ho spaccato, one shot. A terra un altro. Ok. Let's go. GG. Hashtag ce la faremo a trovare l'MK7 mitico, l'arma più forte della storia contemporanea di Fortnite. Ok, vediamo. C'è un po' di gente, ma pensavo peggio, sinceramente. Meno di prima. Sì, meno delle altre partite, quindi diciamo che potrebbe essere positiva come situazione. Anche perché sono abbastanza alti, quindi dovremmo fare in tempo ad atterrare, lootare, sparargli, fargli capire chi comanda. Questo è Matterra qua vicino. Ah no, sta andando all'isola. Io ho l'arma preferita di Marcella. Io ho spaccato uno che si è praticamente arreso, il bro. Grazie. Il bro mi si è arreso. C'è gente lì da voi? Sì. Ok. Fatto. Ok. Ah, c'è uno. Ah no, mi sa che sono i bot. Mi servirebbe uno di quei bot che c'ha il pump. Tu mi dai il pump? Vediamo un po'. No, l'assalto. Sto sparando con l'assalto. Sì, lo so, amore. Io ci provo, capito? Non lo so. Magari me lo potrebbe dare se è una brava persona. Anche se non lo dovessi avere. No, passi. Ah, vabbè, sempre il bot. Ce l'hai il pump tu? No, pure tu c'hai l'assalto. A tutti con l'assalto state, bot. Vabbè. Oh. Shieldino, shieldone. Oddio, c'è uno. Gli ho rotto lo shield. Ah, è morto subito. Ok, quindi è andato subito a terra. E non dovrebbe esserci più nessuno a questo punto. Mi viene da pensare, eh. E muori, signor boss. Mi dia la card. Ah, ma comunque lo spas ce l'ho sempre scarico. Incredibile sta cosa. Allora, è stata dalla tosta. Sono arrivata da voi comunque. Let's go. Allora, vediamo. No! Ho anche aspettato. La cosa bella è che ho anche aspettato. Ho detto ok, vai, si stanno cambiando. Niente, boom, sono passato. No, ma la cosa bella è che noi stiamo continuando a trovare l'arma mitica di Mida. Cioè io sto trovando di continuo l'arma mitica di Mida. L'hai presa prima di lootare stavolta. E vabbè, sì. Che ti ho trovato? Ma io mi sono perso. No, come ti sei perso? No, più che altro il problema è che stiamo trovando sempre l'arma mitica di Mida quando io vorrei fare gameplay con l'MK7. Qualcuno che nuota, ma in che senso? Sì, no, ma sicuramente possono essere anche i bot, eh. Sì, sono i bot che spawnano così. C'è la frattura qui volendo, se vogliamo provare l'altro. Sì, proviamo con la frattura. Ok. E boh, proviamo ad andare ad ambulanza a sto punto. Che vi devo dire? Ok, ci siamo. Possiamo andare. Ho pingato. Dritti per dritti di là. Let's go. Ah, c'è gente qui. Dove? Proprio qua da me. Allora, questo l'ho spaccato. Ho fatto collateral. Nel senso che con uno sparo ne ho presi due. Ok, questo è l'ultimo. Ok.
Oh mio Dio. Va bene, possiamo procedere nella nostra corsa infinita. Stiamo per arrivare. Bunker che ovviamente sta per uscire anche fuori dalla safe. A destra sparano, ma non è di nostra competenza. Ok ragazzi, siamo ad opulenza. Qui le teche sono 3. Quindi potremmo avere più percentuale per trovare appunto l'MK7. Sono i bot che ti stanno sparando, no Marcia? Sì, sì, sono i bot esclamativi, sì. Mamma mia, da quanto si sono triggerati lontano. No, ma infatti, ok. Ah no, 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 mi sa ce n'era uno proprio qua. Ma non ci sono proprio venuti ad opulenza? Ma vedi che anche nel video dell'altro giorno a me si sono triggerati da lontanissimo. No, il problema è che non c'è venuto nessuno qua. Ah no, no, c'abbiamo la taglia qui. C'è la taglia, quindi stiamo attenti. Ok, questi stanno per forza qua, c'è un Kakashi qui, per forza. Staranno al bunker? Scopriamolo, però la card ancora non c'è. A sto punto sarei passato da sotto, ma proviamo anche classico così. Da qua, ok. Non ci facciamo vedere. Ma no. Ah, ok, passi qua sotto. Non sono appostati, vedi, attento. Infatti non vorrei che siano appostati. No, 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 ma dai, no, si sono spostati, la taglia si è spostata, quindi non sono qui. Beh, oddio. Beh, sì, no, si sono spostati, amore, ma dai. Un pezzo è ancora qua. Ok, quello l'ho un po' ettato, cado, e l'ho lisciato. Ok, dai, signor Cado, ci dia la chiave e non faccia storie. Allora, mitraglietta. Facciamo così, carta. Vediamo ragazzi, incrociamo le dita. Incrociamo le dita. L'MK7 sarà trovato dal buon Gigi e la sua squad? No. Calla. Allora lì attenzione. No, ovviamente no. Madre detto. Mia, madre mia, madre mia. Quando mai noi abbiamo la fortuna? Madre mia, non è possibile. Vabbè, prendiamo il coso dei kit qua, va. Prendiamo il coso dei kit. Ma tipo l'altro riusciamo ad andare ad aprire? No. Ah, l'hanno già aperto, a suite l'hanno già aperto, tra l'altro. Ah, va. Oh, il cecchino, come no? Potrebbe essere interessante. Dai. A questo punto. Ah, io mi hanno già provato a sparare, il bottle. Donna che mira, ok. Mentre si apre io vado al volo qua. No, amore, non vai da nessuna parte perché qua abbiamo un team. Ah, volevo vedere se c'era qualcosa con le chiavi, No, no, stanno scappando, però sinceramente me li farei. Perché se poi rimangono qua dietro e ci rompono le scatole per dopo, per nuotano. Mi schife. Ma che cosa sto vedendo? Ma stavano provando. Mi hanno laserato. Mamma mia. Mamma mia. Ok, signori. Ok, signori, mi sparano di qua. L'ho lisciato di brutto la Laura. Ora l'abbiamo uccisa. Ok, va bene, ci può stare. Ok. Ora posso andare a guardare le mie chiavi. Ora puoi fare quello che vuoi, amore. Stanno dentro la casa dell'isola, lol. L'ho visto salire le scale. Non sono caduta. 116 ho quello sopra. Ho craccato. Eh sì, io pure l'ho hittato. In questi casi serviva qualcosa di trasforzo. Sparano anche qua non sopra. E andiamo nella parte ghiacciata, va? Prima che rimaniamo bloccati qui e qualcuno ci può sparare da qua sopra. No, mi sa da qua no. Aspetta, vediamo questo, no? Ma non voglio andare. Ma scusami, Ma scusami, Cioè, ma Dio mio. Cioè, sto cliccando all'altra parte e lui continua. Quanto le odio sti liane, oh. Sempre il contrario di quello che serve fanno. Ah, volevi proprio salire? Sì. C'è 290 al cecchino. Dopo un po' che ci provi, amico mio, te lo becchi, Sì, ma questo poi ci continua a provare. Nonostante continuava a laserare. Vabbè, contento lui. Vabbè, zip. Zip dove? Dietro. No, no, eccolo qua. Qua sopra per salire da noi, mi sa. Lì è lì nella tenda, l'ho visto. No. Era dietro da la sotto? Tenda, amore. Mi sa che è sceso. Ma questo... vabbè. Sta sparando da attraverso. Ah, perché vedi, c'era un'altra zip dietro. Ah, ma è proprio sotto qui. Ok, quello è distrutto. E qua anche da sotto stanno arrivando. 116 a quello sotto, gli ho rotto lo shield. Non muore. Ok, fatto fuori. Continuavano a provare a ciocchinarmi. Si stanno jumpando, sì, Si sono giampati. Saliamo qui. Ma gli ho fatto una marea di danno a uno. Gli spara anche un altro team, Siamo 4 team, quindi siamo 4. Ti stanno 4 provando 3. Là? Sì, beh, no, qua sotto per noi è buonissimo. Cioè, sono per noi... quelli dell'isola, Sì, sì, ma per noi va benissimo. Uno è qua. Ma uno sta proprio qua sotto. No, no, no. Che se no stavano qua sotto, Marcello mi bloccava, ero morto. Uno è dietro quest'albero. Ma no, ci ha fatto il giro da dietro quest'altro. Ma non è quello con laserato prima? Ma che fa il giro? No, mi sa che c'era la stessa skin. Laserato uno. No, no, fatto. Lì un altro. Oddio mio. Uno è dietro l'albero. Amore, siete da soli tu e Luxi. Rip Rotti.
C'è la torretta, in teoria la torretta un po' difende. Uno l'ho spaccato. E mi sa sono gli ultimi. È l'ultimo lì, è l'ultimo lì. È andato laggiù, ma è one shot. Questo c'aveva una marea di succhi. Sì, e c'aveva anche il pump mitico quell'altro, ma per adesso mi tengo questo qui di kit. È morto Luxi. Sì, sì, oddio mio. Mi sa che l'arma mitica di Mita la tolgo e mi prendo altri succhetti. Io mi sa che mi tolgo la pistolina e prendo... No, stanno jumpando da lì quelli. Cioè, jumpando il razzariete. Noi dovremmo provare... Ma questo ancora rompe le scatole a noi. Ah no, è un altro, sono quelli, sono proprio quelli di quel team. Che sfiga però. Occhio che hanno il bot sotto, Sire. Vabbè, ho capito. Sì, ho lanciato la torretta lì sotto, infatti. La stanno per distruggere. La torretta sta facendo una marea di danno. Orca miseria, che mira che hanno poi tutti e quattro. Proprio tipo... Rip si è spenta la torretta perché sono morta io. Ma hanno tre bot, mi sa. No, guarda quelli. Pure quelli stanno là sopra. Il problema è che io non ho cover, sto qui io non ho cover. Io non sparerei a nessuno. No, amore, per forza, tanto questi sicuramente a me mi sparano. Anche perché quelli sono quelli che hanno tre bot. Due sicuro. Infatti da lì sono sceso per nascondermi qua sotto. Ma questi stanno spaccando l'altro team. Li stanno proprio... dovrebbero essere 3-3 e tu da solo. Adesso 3-2 e io da solo. Sì. No, questi sono 4. 4-1-1 mi sa che siamo. Sì, uno è un'intera squad con i bot. È il Kakashi di prima. Cioè, quello di cui avevamo la taglia. Devo provare ad ecciottarne uno. Il problema è che se l'altro se lo... no, ma tanto mo l'altro se lo bombano, siamo 4 contro 1. Sì. Vabbè, uno un po' lo hitto così. Ok. Era il bot addirittura. Ma muori! Dai, 16 di vita! Atterravo questo e facevo il succhetto, eravamo 2 contro 1 col cecchino, ce la potevo fare. Vabbè, peccato, non andava giù. Hashtag non ce la faremo. Ok, mi sa che c'è solo un... No, due team. Stavo per dire c'è solo un team, ma... Ok, io ho una torretta e non ho paura di usarla. Stanno atterrando qua sopra. Sì, alcuni sono anche entrati però. Ok, meno male, questo qua c'aveva il pump in mano. Il primo che vedeva l'altro lo killava. Meno male l'ho visto prima io. Ah no, c'aveva pure la mitraglietta, buoni un attimo. Ok, c'ha l'assalto il signorino. Passi qua fuori, mi sa non è un bot infatti. Qua fuori ci ha ammazzato uno, quindi penso... mi sa che stava riprendendo le card. Perché qua c'ho ucciso anch'io uno prima. C'ha la pistolina silenziata. Io uno l'ho ucciso qua in stanza, quindi. C'è uno qua sotto ancora. Cioè vi siete tipo incrociati, non so chi è incrociato di voi. Ma vi siete incrociati con un nemico e non avete fatto nulla. No, c'è un altro, c'è il compagno. Gli ho piazzato la torretta lì. Mi devo fare il medikit. L'ho laserato uno, l'ho proprio distrutto con la torretta. 112 con la torretta. Troppo fa... Non ho rotto un altro! Vabbè, la torretta gioca meglio di me. D'ora in poi farò affidamento solo su di lei. Raccogliamola. Perfetto. Allora, se non c'è nessun altro, io direi che possiamo andare a provare il Punkar. Allora, gioco la torretta, che comunque qualcosa la fa sempre. Vai, torrettina, vai, distruggi! Mamma mia. Ok, perfetto. Ok. Allora, card. Attenzione. Ah, sentite un po'. No, sono cambiati i laser, occhio. Allora, aspettiamo. Allora, Luxi. Aprilo tu. Vediamo che succede. Cambiamo chi apre il bunker. Vediamo che cosa succede, eh. Attenzione. Esperimento sociale. Vabbè. Oh, ma quella di Mida è incredibile. Basta. Cioè, mi prendo quello di Kit. Basta, cioè. Mi sono rotto di quella di Mida. Tanto mo, prossimamente, quando la riporrò, perché poi a un certo punto mi mancherà e la vorrò riutilizzare, non la troverò più. 100%. 100% che andrà a finire così. Quando non la vorrò, quando la riporrò, poi non la ritroverò più. Al 100% sarà così. Ok, va bene. E a sto punto riproviamo ad andare di nuovo all'altro... Ok. No, l'hanno aperti. Ma l'hanno aperti tutti i bunker. Quindi rip. Perfetto. Dobbiamo semplicemente sperare che qualcuno che l'ha aperti l'abbia preso. Vabbè, io comunque prenderei il rift. Ma allora, comunque proviamo ad avvicinarci a queste zone lì, sperando di incrociare quelli che hanno aperto il bunker di opulenza. Sparano qui a sinistra. L'ho un po' laserato. Ma mi sa che è da solo.
Gli ho rotto lo shield. Ammazza, 15 di danno da lì sopra. 15 di danno da lì sopra, sul serio. Allora, facciamoci sto shieldone. Allora, sono qui alla giungla. Il problema è che non credo siano quelli del bunker. Però che fai? Dall'alto qui non li pushi qua sopra? Ah, erano due one shot, perfetto. Sono andati giù tutti e due subito. Ok, tanto ormai qua del danno non ce ne frega niente. Oddio, la scorta qui. C'è gente, Kuro? Sì. Ah. No, c'è il boss proprio qui. Il boss, ma sono scendendo sugli alberi. Ah, stanno sugli alberi. Ma qui sei passato e hai attivato il boss, ci sta a seguire. Ah, sta venendo questo qui che è saltato dagli alberi. Non lo vedo io. È saltato tipo qua. No, sta qua sotto. Ma che fa? Ha piazzato una torretta, ma non sto capendo. Vabbè, era da solo. Vediamo un po'. No, madonna, quanto va bene. No, niente, era loro. Ma tipo la torretta, se gli fai così che... Madonna, lol. Lol. C'è gente dalla... Okay. C'è gente dall'altra parte. Stanno salendo anche all'altra parte sull'isola. Stanno lì, ma tipo l'ho distrutto uno. Quello col cecchino l'ho pro... Ma in che senso? Vabbè, conquistiamo sta cosa, ma... Ma da dove? Amore, dai là sotto. Allora... Che altro, mo questi qua non ho... Ma... Se tu non lo prendi, allora io lo bevo e ne prendo un altro. No, vabbè, ma non... Vabbè, sì, se ti devi curare, sì. Sì. Ma questo mi sta sparando da dietro là... Ma è un bot con l'auto-aim. Sta dietro l'albero e mi piglia. Cioè... no, amore, il botto questo coso no, non infatti. Ma come faceva a ittarmi da dietro l'albero, dai? Cioè... Come faceva ad ittarmi da dietro l'albero, su? C'è st'altra gente qua? Ma guarda, si mette sempre dietro gli alberi perché sa che non lo vedi e ti spara. Sta sempre dietro gli alberi, sta. Quello là, mi sa, non so se è lui, ma mi sa di sì, gli ho fatto 118. 29, rotto lo shield. Craccato uno qua. Non so se muoverci subito, ma penso di sì, raga. 5 team, 9. Ma che cos'è? Si sono atterrati un sacco. Ce lo lancio qua ah, sotto. Ah, gente, esatto. 103 totali. Vabbè. Era là sotto, non ho capito bene. No, la macchina sta a far esplodere la macchina. Luxi sta a far esplodere la macchina. 29 bianco. Niente, mi è riscappato one hit. È scappato, non lo vediamo, è andato verso di là. Dobbiamo prendere l'aliena di nuovo. Io salgo qua col sto fiore. Non so dove possa essere. Aveva fatto il giro di qua il cucciolino. Ok, stanno qua di qua. Qua sì, è qua sotto lui. Sono saliti sugli alberi. Ok, uno a terra sugli alberi, ce n'ho uno qua sotto. Ma che salita a fare sull'albero qua, che tanto è fuori safe. Ma io... Ah, ce n'era un'altra qua. Ok, mi ha dato la kill su quello che stava sull'albero. Siamo 4 contro 1 ed è scappato qua sotto, ragazzi. Io sono salita. C'è una torretta di sotto. Ecco, infatti qui. Ma... Ha fatto. È scappato, ragazzi. Ha scappato di là. È lui, eh? Era lui, come mi sa. Sì. Esatto, sì. Allora, il boss. Ce la dà la card oppure no? Dini. Ci dia sta card. Allora, dov'è? Eccola. Ah, a parte pure questi, aspetta, mi faccio al volo. Così vado. Mi fullo e via. Occhio ai laser. Oddio, sarà la volta buona? Oppure anche questa volta non troveremo il nostro caro amico MK7. Incredibile, ragazzi. Cioè, la ricerca più impossibile della storia. Quella di Mida. Sto aprendo la scorciatoia io. E quella di Zig. Ma io non ci... Ma l'hanno tolto. Dai, l'hanno tolto. Era troppo forte e l'hanno tolto. Cioè, se no non si spiega. Dai, no, non si spiega se no, ragazzi. Cioè, non può avere... risposta. Cioè no, non può essere vero, dai. Vabbè, allora ovviamente per adesso ci prendiamo quella di Mida. Infatti Kuro giustamente piange. Sta facendo piangere Kuro, signori di Fortnite. State facendo piangere, vabbè. Eccoci Betty, siamo dietro di te. Ciao. Olè. Ti ho trovati. Allora, andiamo a prendere il Rift. Dov'era? Oddio, dov'era qui il Rift? No, dov'era qui il Rift?
All'ingresso, se non sbaglio. Ho lasciato due scendoni. Mi sa che all'ingresso stava. In quell'altro stava all'ingresso. Questo mi sa che stava nella stanzetta a sinistra appena entro. Sì. No, Opulenza hanno appena preso la chiave. Dovremmo andare a insenatura, ma non credo che faremo in tempo. No, io sono già andato. Tanto c'è la jump c'è la qua. Dai, però che sfiga, raga. Non è possibile. Non è possibile. Dai, non è possibile. Non è possibile proprio. Cioè, non è veramente possibile. Ok, ancora in safe. Là non l'hanno ancora aperto. Allora, io sono arrivato a quest'altro dove non c'è nessuno. Cioè, mentre l'altro bunker l'hanno aperto, io mi sono fatto tutta la mappa. C'è la scorta qua. Noi prendiamo una scorta. Se volete, sì, ce la dovrei fare. Anche perché non ci sono team, appunto. Non c'è manco il boss. Ah, no, perché sta più sotto. Eccolo di qua. Ok. Oh mio Dio. Ok. Allora, ragazzi, siamo qui per l'ennesima prova. No, vabbè, raga, vi giuro, cioè, sta per diventare una barzelletta sta cosa. Anzi, già è una barzelletta, se proprio vogliamo dirla tutta. Perché voglio vedere, cioè, voglio dire, no? Oddio. C'è gente? Sì. No, rip. Sì. E io non l'ho ritrovata! Là mi prendo la stinger di Brutus, ma che devo fare? Non c'ho parole. No. Rip, a sto punto quasi meno male che non l'ho trovata. Rip. Mi sa che ne è uno dentro il bunker. È questo? Bravo, bravo, uccidi quello. Bravo. Buono. Se siete 28, non so, ho finito i colpi. Dio mio, non ce la faccio più, però non è possibile. E possibile non mi segna nessuno? No, sì, ok. Un team sta arrivando sicuramente da destra. Allora, io rischio la giocata tentando di aprire immediatamente il bunker dalla grotta qua sotto, sperando che ci sia la borsa. Ovviamente c'è incredibile. Ok, allora, mi faccio lo shieldone. Ovviamente non ho trovato il C4 e sarebbe stato più comodo, però va bene. Ce l'abbiamo noi il C4. Lo so, però mi servirebbe tipo al volissimo qui, quindi faccio da solo. Ho rubato la valigetta. Oh mio Dio, ma che è qua? Ma quanto sono andato lontano? Madonna, raga, sono andato lontanissimo. Oh mio Dio. Allora, poni un attimo. Allora, facciamo fuori Cado. C'era culo col C4, vedi? Amore, non mi serve più, praticamente. Anche perché io sto già dal boss. Okay. Allora, fermi un attimo. Già ho aperto il bunker, Già ho aperto il bunker. Vediamo se lo trovo. Ti prego. Ti prego. Quella di Zig. Oddio, che cos'è? No, quello. Dai, dai. No, posso. No, raga, mi metto a piagne. Cioè, non è possibile, dai. Non è normale questa cosa. Non è normale questa cosa. Cioè, neanche qui al bunker da tre. Neanche qui al bunker da tre, ragazzi. Ma che devo fare? Cioè, dove lo devo andare a cercare esattamente? No, ma l'hanno levata per forza a sto punto, ragazzi. Cioè, se no non si spiega, Io ve lo dico. Se no non si spiega. Credo. Vabbè, prendo quella di Zig così tanto perché fino a mo' non l'ho provata. Non me la sta prendendo? Sta crashando qualsiasi cosa. Non me la stava pigliando, va bene. Ok. Mamma mia, raga. Vai, penso che in sto video le ho provate tutte. Tranne l'arco, forse. Forse tranne l'arco le ho provate tutte le armi mitiche in sto video. Aia, 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 aia. Ok, aia, aia, aia. Ok. Oh mio Dio, quanta gente ci sta qua. Mamma mia. Allora, in sto video non ho provato il marasma leggendario, quello l'assalto silenziato, ma va bene anche così, tanto è un'arma vecchia, quindi ci sta. Cioè, nel senso, ce l'abbiamo avuta fino alla scorsa stagione, quindi ci può stare. Non lo so, però sì, forse le abbiamo provate tutte, tranne la MK. Ok, andiamo con la cosa di Zig. Madre mia, signori, cotto. Cotto a puntino, cotto a puntino. Allora, ragazzi, è arrivato quel momento di andare a cercare un altro. Quell'altro l'hanno aperto, quindi dobbiamo andare a insenatura. E hanno anche citofonato, quindi mi devo un attimino camperare e vado ad aprire. No, c'è uno qua davanti che sta prendendo il perk. Corallo. No, c'è proprio tutto il team. Questo, mamma mia, ma che cos'è? Ma me la devo prendere più spesso qua la cosa di Zig? Devastante proprio. Ok, va bene. Allora, possiamo continuare la nostra corsetta. Qua forse non conviene usare la macchina. Perché mo da qua è tutto sterrato. Ok, è ancora in safe e non l'hanno ancora aperto. Attenzione. No, le lezioni di scuola guida si fanno vedere. Ecco, ha parlato. Possibilmente con me. Allora, iniziamo l'assalto anche a insenatura per l'ennesima volta. Allora, il boss ha battuto. Come c'è un team? Sì. Rip, però. Sì, mi sono pure buggata. Bene, in effetto. Ok. Ma no, aspetta, perite. Oddio, vabbè, tolgo il cecchino, mi tengo pure questa. Vai, perite. Tutte le mitiche. Scusatemi. Tutte le mitiche. Amore. Amore, stiamo a aprire il bunker. Arriviamo. Fammi vedere se c'è l'MK e arriviamo. Attenzione. Ovviamente non c'è.
Allora, prendiamo al volo questo e voliamo da Serena. Oh mio Dio, mamma mia. Mamma mia, quasi uccisi. Quasi uccisi tutti? Sì. Troppo forte. Troppo forte. Bombati tutti. Ah, vediamo contro un boss che attacca. Ah, c'è un altro team. O gliel'avete messa voi la torretta? Io metto io. Ah, ok, ok, ok. Ok. No, sì, adesso mi sa ci spa. No, ok, no. Con la moto sono io. Ok, ma io vi dirò di più. Mi tolgo il pump adesso. Spari. Ok. Vabbè, no, il pump no, il pump non lo tolgo. Non mi porto il succhetto io però. Quindi se ne volete uno in più voi lo potete prendere. Io mi devo riprendere il pump quello lì mio però. Salve. Ci sparano? Ciao, sì, da qua. Ma guarda lì. Oddio, l'ho killato. Ma a casissimo. Ma mi sa che sta fightando con un altro team lì. Ma? Probabile. Allora, aspettate un attimo. Ce n'è uno qua. Bro, il Natale mancano ancora un po' di mesi. Però sono sempre belle skin natalizie. Ok, altra gente qui dietro il capanno di distese. Perché stava di una cavolata, ma c'è. Ok, perfetto. È andata. Vai, vai, andiamo all'isola. Prendiamo di nuovo il pump mitico. Allora ce l'avete per vizio, però. I nostri compagni decidono sempre di suicidarsi, amore mio. È incredibile. Ce la mettono proprio tutta. Non c'era lo strapiombo. Ma io che guarda pure, gente. Aspetta, aspetta, sta qua, sta qua. Se ne va pure, capito? Non vuole essere neanche rianimata. Se no, no, lasciatemi stare. Basta, andatevene. Grazie. Qualcuno in acqua? Penso che cadrà a breve dalla cascata. Sì, infatti, infatti è caduto. Laserato a terra. Io mi sono rigirato, eh. Vabbè, alla fine è diventata una challenge dove utilizzavo tutte le armi mitiche tranne l'MK7. Quando in realtà il tutto era nato che dovevo usare solo l'MK7. No, no, planano, ci planano addosso, mi sa. No, ok, se ne vanno. Vabbè, c'è il fendinebbia poi, coso nebbia. Il fendinebbia. Ah, perché tanto non li portiamo tutti per quello, era. Vabbè, prendiamo la jump. A sto punto andiamo perché non è vicinissima e andiamo subito a prendere un bel punto. Ok, c'è gente qua a sinistra, ma... Ah no, no, sì, sono tre, attenti. No, mi sparano anche da sotto. Anche da qua, mi ha segnato spari. Madonna, quello da sotto mi ha preso però, mi ha fatto poco. Ma, no, da dietro. Ah, eccolo, oddio, uno col cecchino. L'ho laserato, questo l'ho proprio laserato e one shot. Ma da dove? Muovo la terra, ok. No. Da dove? Dietro. Niente. Da là. Lì dietro la roccia, eh. Tanto curo. No, curo, ti piglia, ti piglia. Tanto curo. Io c'ho il succo tanto. No, ottimo. Siamo nel panino. Ma quanto sta pagando sta roba qua? Siamo nel panino come al solito. Che pizza. Okay, ottimo il no, sta arrivando qualcosa. Me l'ha messo bene. Infatti ce l'abbiamo sotto il bunker. Di sopra il bunker. C'è davanti. Ma quanto danno? Mi sa no, che c'ha atterrato. Lo spas. Anch'io uno l'ho atterrato, ma non c'ho i succhetti quelli lì leggendari. Sta sparando la torretta, l'ha craccato. È praticamente morto, l'ha craccato la torretta. Amore, lo so, io c'ho un altro qua. È lì. Ma amore, c'è cioè, quell'altro mi sta a ripushare, quell'altro pure. Lo so, era ah, no, pure il DMR mitico, ci siamo dimenticati, ma tanto il DMR mitico non me frega niente perché non lo uso manco sotto tortura, sincero. Perfetto. Ok, ragazzi, dato che poi io quando mi impunto, cioè non c'è altra strada, io poi mi metto lì e ci devo riuscire. Quindi abbiamo startato tutta una serie di server privati finché non l'abbiamo trovato. Quindi sì, in realtà in game c'è ancora, perlomeno nel momento in cui stiamo registrando. Ma sapete quanti server privati abbiamo dovuto startare andandoci a prendere tutti i bunker? Due volte c'è. Ce l'abbiamo, cioè abbiamo dovuto farcela, quindi più tutti incredibile. Game, più tutti i game, sì, vabbè, poi quelle cose ve le avrò spiegate meglio nell'intro, eccetera. Comunque, raga, è devastante, cioè, nel senso, è anche più forte e preciso della mitraglietta da vicino. Cioè, è estremamente forte, ragazzi. È veramente forte. Infatti volevo dedicargli un video, prossimamente speriamo possa arrivare. Va bene, perfetto. Sì, come avete visto, alla fine l'abbiamo trovato in un server privato, appunto. Abbiamo startato, no, raga, perché mi era venuto il dubbio. Cioè, nel senso, dopo 3 ore di gameplay, 3 ore di partite, ribadisco, quelle che avete visto nel video di oggi non erano neanche tutte quelle che abbiamo fatto come tentativi per cercarlo. E quindi c'era venuto il dubbio, invece poi effettivamente è ancora in game. Quindi gli dedicheremo un video prossimamente. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qual è la vostra arma mitica preferita nei commenti. Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, lasciandomi il mi piace per me. È tutto, ci troviamo dopo con un nuovo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!